Al Vincenzo Savini di Notaresco, nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie D, si affrontano Notaresco e Vastese, per un derby tutto abruzzese. La spuntano i rossoblù di Epifani, con il risultato finale di 3-2, al termine di una sfida gagliarda e sbarazzina. Decisiva la tripletta di Gassama, in quattro parole, man of the match. Con le immagini di Danilo di Giandomenico, passiamo agli highlights della partita. Pronti via e dal primissimo minuto il Notaresco ha subito una chance. Punizione dalla destra battuta da Massetti. Gallo di testa spedisce alto. Nella prima mezz'ora la gara è bloccata e vive di fiammate. Spinge sulla destra Massetti. Pallone a rimorchio per Gassama che in girata volante manda alto. Al 24esimo si vede anche la Vastese. Cross di De Angelis per Ferramosca che si smarca a centro area ma viene murato. Subito dopo il Notaresco scappa in contropiede, ma Pampano, un po' defilato, si lascia ipnotizzare dal portiere. Di Feo si ripete ancora quando gli uomini di Epifani si riaffacciano da quelle parti. Cross dell'esterno destro, in favore dell'esterno sinistro, Frederick, bravo il numero uno ospite a dirgli di no. Sugli sviluppi del corner, però, il Notaresco passa avanti. È il 28esimo. Gassama si libera all'altezza dell'area piccola. La sua conclusione col mancino, diretta nello specchio della porta, viene deviata da un difensore e termina in rete. Trascorrono soltanto 5 minuti e Gassama raddoppia. Vola via il classe 99, imprendibile in velocità, anche lucido nel superare l'estremo avversario con un pregevole tocco sotto. La partita si stappa e la Vastese al 41esimo dimezza subito lo svantaggio. Punizione magistrale battuta da De Angelis. Per Martiniello un gioco da ragazzi infilare Mariani da due passi. Al 43esimo però, vicino al Trissi il Notaresco, 1-2 fra Pesce e Gassama. La conclusione del numero 8 è ancora morata da Di Feo. A rientro dagli spogliatoi, la Vastese aggredisce con un piglio più propositivo. Angelis, da calcio franco, disegna una traiettoria velenosa per Mariani, reattivo nel deviare in calcio d'angolo. Il Notaresco si adegua e gioca di rimessa, ma la Vastese ha il pallino del gioco in mano e dai calci piazzati, De Angelis è un vero e proprio fattore. Bello lo schema per Alonzi, che si libera bene, ma viene respinto prontamente. È soltanto l'antipasto del gol, che arriva al 27esimo sull'asse Alonzi-Sansone, il numero 11 biancorosso, servito a rimorchio dell'altezza del dischetto, culmina una sontuosa prestazione con il gol del 2-2. Il pareggio, in fin dei conti meritato, dura pochissimo, perché dall'altra parte c'è un certo Amil Gassama, letale nel punire uno svarione difensivo, mettere a sedere Di Feo e siglare la tripletta personale, lampi di puro professionismo. Nel finale affiora la stanchezza e le squadre si allungano un po'. Bana potrebbe richiudere i conti al 38esimo, ma è impreciso nel tentativo di superare Di Feo, uscito dalla propria area di competenza. Al 44esimo Marianelli pesca Alonzi in mezzo all'aria. Il suo colpo di testa termina abbondantemente al lato. Riprova Marianelli nel recupero, il cross è davvero squisito, ma nessun compagno ci crede a sufficienza. Dopo 4 minuti di recupero, Di Mario dalla sezione di Ciampino pone fine alla contesa. Al Notaresco tanto Gassama ed il passaggio ai 32esimi di finale, alla Vastese un po' di amaro in bocca, per un secondo tempo ben giocato, ma poi vanificato. Ma il primo tempo molto bene, anche abbiamo giocato anche veloce, abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo fatto 2 gol, sono arrabbiato per il gol preso su calcio di punizione perché abbiamo sbagliato come linea. E poi al secondo tempo siamo scesi, ma anche per merito della Vastese che sicuramente ha alzato il ritmo, ha cercato di venirci a pareggiare. È una partita dove hanno giocato molte seconde linee, molti ragazzi giovani, quindi credo che alla fine l'importante è aver visto delle cose che interessa l'allenatore per il proseguo del campionato. A me mi mettono tutti in difficoltà, ma tutti i giorni in allenamento. Gassama adesso oggi ha fatto 3 gol, sono contento per il ragazzo, è un giocatore che noi l'abbiamo preso, è un giocatore forte, che sicuramente ci dà una grossa mano, quindi per me non è una sorpresa vederlo oggi fare 3 gol. Gli altri giovani, cioè abbiamo molti fuori quota molto bravi che si danno da fare tutti i giorni e mi creano pensieri tutti i giorni, quindi questa è la cosa più importante per l'allenatore. È proprio così, insomma, anche al primo tempo, però poi ci siamo trovati al 30esimo, insomma, 28esimo sotto di un gol, abbiamo commesso un paio di errori, però mi è piaciuta questa veemenza di questa squadra, di questi ragazzi che stanno lottando e correndo da un po' di tempo. Era giusto dare possibilità a tutti di
disputare una partita prima di tutto contro il Notaresco, che insomma in questa categoria è una delle squadre migliori, e nello stesso tempo di andare a fare una gara ufficiale. Però Vincenzo Sansone che giocatore è? È un giocatore che secondo me sta facendo molto bene, e non è una sorpresa perché è rimasto per questo motivo, però sta dimostrando personalità. L'anno scorso era ancora un ragazzino, penso che sia maturato nelle regole, nello stare in campo, e poi è venuto anche questo gol, come hai detto te, l'avresti menzionato ugualmente perché ha fatto una